Ed eccoci qua ragazzi, oggi andiamo a fare un tour del mio studio. Saranno passati ormai circa un paio d'anni dall'ultimo video fatto del tour del mio studio, che non era nemmeno qui, ma diciamo che da parecchio tempo che volevo farlo. Oggi ho detto ok, prendo il coraggio nonostante il disordine, perché questo studio è sempre pieno di cartoni che vanno e vengono, di accessori che vanno e vengono, quindi è veramente incasinatissimo. Ma voglio assolutamente, ci tengo a farvi vedere il mio studio, a farvi il tour completo del mio studio. Quindi mi raccomando, mettetevi comodi e iniziamo subito. Prima di partire dalla postazione completa vi faccio vedere ora, e non lo vedete mai più, là dietro è un casino. Ogni volta che lo metto a posto dopo 5 minuti diventa di nuovo casino. Sotto c'ho solo cartoni di case, monitor. Qua c'ho un altro monitor che ho ultimamente recensito, ho visto su uno shorts, ma è tutto un bordello, quindi non vi faccio vedere. Questo tour vuole essere anche una richiesta di consigli, quindi se c'è tra di voi qualcuno che ha delle idee, qualcuno che arreda, che dà delle idee su come creare degli studi, sono veramente curioso di sapere secondo voi cosa posso mettere qua dietro. Io qualche idea ce l'ho, o qualche upgrade ce l'ho di questo studio, ma voglio sapere la vostra su questo upgrade. Lo studio che è veramente piccolino, siamo intorno ai 10-15 metri quadri. Partiamo subito dal pezzo forte ragazzi, dal PC. Attualmente questo PC è formato da questo case, che è un Thermal Take, che avete già visto una recensione, un montaggio PC qua dentro. Ho inserito all'interno un Ryzen 9 5900X, che ho fatto uno shorts ultimamente. Ho doppio banco di RAM 16 GB da 4200 MHz sparse da qualche parte, c'ho anche 32 GB da 3200 MHz, una 2070 Super, un alimentatore da 850 watt, due hard disk, due NVMe, eccetera, eccetera, eccetera. A breve metterò anche il dissipatore a liquido, assolutamente. Poi andiamo qui e abbiamo due monitor. Questi monitor sono veramente fantastici, non solo per giocare ma anche per editare video, hanno un audio veramente spaziale. Ho una scheda audio Focusrite e una scheda audio Focusrite Scarlett, precisamente questa, che sono andato appena a controllare perché da un po' di tempo che ce l'ho. C'è il kit compreso di microfono, infatti ecco qua il microfono veramente niente male, mi piace veramente tanto l'audio di questo microfono, e questa scheda audio fa davvero paura. Collegata a questa scheda audio ho queste cuffie della Philips, ragazzi, assolutamente fantastiche, delle cuffie che vi consiglio soprattutto se editate video, se volete ascoltare musica ad altissima qualità, veramente eccezionali. Poi parliamo del monitor, un Asus TUF, un Quad HD curvo da 165 Hz, FreeSync, IPS, un millisecondo, tutto quello che volete a questo monitor, veramente una bomba di monitor, con gli occhiali che uso sempre quando gioco e quando vado in streaming. Poi qui vabbè, l'altro monitor, c'ho un power bank che uso quando vado in streaming, dove collego la fotocamera, che infine è questa, ve la faccio vedere. Metto la fotocamera qui, vado a collegare il power bank alla fotocamera che mi riprende mentre sto facendo lo streaming sulla piattaforma Viola. Qui una fantastica lampada che ce l'ho ormai da credo 4 anni fa, me l'ha mandata Oki ed è veramente bellissima come luce di sottofondo, che uso anche di notte, niente male. Qua un secondo monitor, uno Yashi, un semplice Full HD da 60 Hz, un IPS, non male come secondo monitor. Quindi questa è la postazione completa. Qui abbiamo una sedia della Hitech che mi mandò un po' di tempo fa. Qua dietro un po' di scatole varie. La mia fantastica Monstera che adoro, che ho messo qua, che prende un po' di luce in più per farla riprendere un pochino. Qua a terra lo scatolo del monitor che sto testando, un 27 pollici della MSI, che vedrete a brevissimo, se non l'avete già visto, uno shorts. Qui il mio bellissimo, ragazzi, telescopio che passo le serate a vedere la luna, Giove e quant'altro. Là un po' di componentistica varia del mio vecchio rig testato, la mia fantastica Aloe, sotto un fantastico case della Thermaltake di Tower 500.
E poi passiamo alla postazione. Qua un po' di luci, la luce rig, la luce con il pannellino. E qui passiamo al pezzo forte. Questo è il mio banco di lavoro. Togliamo anche il treppiede che attualmente non ci serve. Questo è il banco di lavoro dove faccio le foto e video di tutta la componentistica, dove spesso vedete questo anche come sfondo. Vabbè, questo è il monitor che sto testando attualmente. Lo sfondo con le due luci della Philips che trasmettono luce, ma non solo loro stanno trasmettendo luce, ma anche questi faretti qua sopra. Qui sopra c'ho dei faretti collegati con all'interno delle lampadine collegate ad Alexa, che vado a cambiare colore e mi vanno a creare un effetto molto molto carino sulla parete. Anche qua, se mi consigliate di fare qualcosa di particolare, io avevo intenzione di mettere delle strip all'interno dei cubi del insonorizzati, però non ho idea veramente di cosa fare su questa postazione. Fatemi sapere voi cosa fare. Lì dietro poi c'è uno sgabuzzino, meglio che non vi faccio vedere cosa c'è. Qua a sinistra cartoni, cartoni, cartoni. Qui sotto c'ho il cartone di un altro case di un 300, non so più dove mettere la roba. Poi con un'altra luce, qua si va nel mio corridoio ed è finito quindi il tour dello studio. Vi faccio fare un giro a 360 gradi. Qua dovrò mettere a breve anche le tende, perché ho cambiato da pochissimo gli infissi e quindi la tenda l'ho tolta, devo far un po' stuccare, ripittare e mettere assolutamente una tenda che va a coprire un po' il tutto quello che c'è all'esterno. Beh ragazzi, allora, cosa ne pensate di questo tour dello studio? Datemi qualche idea qua sotto su... Ah, qui c'è l'altra mia Aloe che adoro. Questa acquistata a Fuerteventura. Ragazzi, me la sono portata in aereo. Fatemi sapere ragazzi qua sotto nei commenti cosa pensate del mio studio, cosa c'è da migliorare, a parte il bordello, perché non vi ho fatto vedere nemmeno i cavi ragazzi, perché veramente è qualcosa di inguardabile e non ho proprio tempo da dedicargli purtroppo alla mia postazione. Fatemi sapere qua sotto nei commenti dei consigli utili su cosa apportare, delle modifiche. Avevo intenzione qua su questo muro di mettere magari delle mensole dove inserire delle piantine che scendevano, o delle cose carine tipo qualche scatolo di quelli o della componentistica che non uso più. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti che upgrade apportare al mio studio per migliorarlo, dato che è anche molto piccolino, come fare degli upgrade al meglio. Ah, non vi ho fatto vedere il mio treppiede che utilizzo attualmente, è collegato il supporto per la fotocamera. Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi, mi piace, campanellina, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Elytra Technology.